Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, erano giorni se non settimane che volevo farvi questo podcast. Ho cercato di mettere insieme le idee e, proprio perché voglio, sappiamo che la conoscenza è qualcosa di vivo, la mia conoscenza stessa si alimenta sulla base dell'esperienza e soprattutto delle intuizioni, perché la conoscenza vera è qualcosa che ha a che fare con l'intuizione. Non è qualcosa che si apprende sui libri. I libri eh, ti servono ad allargare le sinapsi, ad avere nuovi concetti, quei nuovi concetti allargano il tuo mondo e poi da lì le intuizioni fanno presto ad arrivare. Quindi riascoltavo il podcast sulle fiamme gemelle che vi ho fatto tre anni fa e la mia conoscenza di allora e come si è espansa la mia conoscenza fino ad oggi rispetto proprio all'esperienza empirica vi ho parlato in quel podcast della, dei miei studi fatti in merito della cabala ebraica, della, della Torah e um, della conoscenza dei tarocchi ed era, a un certo, ed era arrivato a un certo punto di conoscenza ma la conoscenza e si espande altrimenti non avrebbe senso l'essere umano incarnato che è proprio qui per conoscere e cos'è che conosciamo effettivamente? cos'è che ci resta da conoscere? quello che ci resta da conoscere è il divino il divino è l'unica cosa che ci resta da conoscere il divino è l'invisibile il divino è tutto ciò che non vediamo, ma dobbiamo sviluppare altri sensi per sentirlo. Allora, tante cose voglio dirvi in questo podcast, uh, ve le dirò come mi usciranno in base alla conoscenza empirica e intuitiva appresa. Allora, il, um, lo scopo dell'essere umano come vi dicevo anche nel podcast sulle fiamme gemelle, il primo podcast, è ritornare all'uno. Ma cosa vuol dire questo ritornare all'uno? Ritornare uno. Uno significa, non inteso dalla mente razionale, uno, eh, perché uno in natura non esiste. Uno è la molteplicità nell'uno. È il divino, che è la molteplicità nel tutto, il tutto nella parte, la parte nel tutto. Quindi la parte intesa come uno. Ma non voglio entrare in concetti troppo complessi, voglio proprio darvi ehm, le mie riflessioni in modo più fruibile possibile. Allora, eh, lo scopo dell'essere umano di ritornare all'uno significa ritrovare amore. Il mito di amore e psiche è il mito più semplice, più bello, più poetico che abbiamo per descrivere. La storia dell'essere umano. Psiche era una bellissima fanciulla innamorata di, del, del più bello di tutti gli dei, ma lei non lo sapeva. Vivevano nell'inconsapevolezza, vivevano nell'incoscienza di essere, viveva, viveva lei psiche, che poi in greco Psyche è anima, quindi anima viveva nell'inconsapevolezza di avere questo amante straordinario che la faceva felice ogni notte. Cosa successe poi. E quindi ci fu la scissione. E poi andremo a parlare anche della scissione maschile e femminile. Successe poi che mm, si instillò in lei il dubbio. Il dubbio è la mente razionale, che nel mito di amore e psiche è rappresentato dalle sorelle di psiche, che le dicono, ma non è che quello che ti viene a trovare ogni notte è un diavolo, un demonio, e non è invece un Dio. Tant'è che lei si stilla lei, il dubbio è lei. e lei che cosa fa? Una notte prende il, accende il lume, il lume, e quando accendiamo il lume si crea un'ombra, il lume della ragione per vedere chi le dormisse accanto. E karma, Karma vuole che una goccia di cera cade sul viso di amore. Amore si sveglia. Guarda Psiche, vede che l'ha tradito, perché avevano un patto loro, no? Mi sono dimenticata di dirlo prima, avevano il patto di tu potrai, ti potrò amare per sempre soltanto al buio, al buio, quindi ne, nell'oscurità, nell quindi nell'assenza di lume della ragione e quindi che succede? Quando il, la cera cade sul viso di Amore, Amore guarda Psiche, capisce che l'ha tradito e scompare quindi tutta la vicenda dell'essere umano come quella di psiche sarà quella di ritrovare l'amante perduto quindi di ritrovare amore e questa è la storia dell'essere umano quindi ritornare all'uno significa questo ritrovare amore ritrovare il divino il divino la storia dell'essere umano è questa. Il divino, nella storia dell'incarnazione dell'uomo, si manifesta in tutto ciò che vivi. Perché quando parliamo di divinità dobbiamo, è una realtà complessa, non dobbiamo intenderla... Complessa non significa difficile, eh, significa il tutto nella parte, la parte nel tutto. La divinità sono tante divinità che poi è una sola. Ecco perché è una realtà complessa, ma non è difficile. Ci arrivi con la mente creativa quindi il divino si manifesta all'uomo cioè amore si manifesta all'uomo durante il suo viaggio sulla terra quindi nell'oscurità in tutto ciò che vive in tutto ciò che vive quindi l'uomo dal lavoro che fa dalle esperienze che avrà dalle relazioni che avrà dalla madre dal padre il divino si manifesterà cioè amore si manifesterà l'uomo, che poi è psiche nel mito, in tutte le forme che l'uomo vivrà sulla terra, in qualsiasi cosa che l'uomo vivrà. Quindi ogni cosa che l'uomo vive sulla terra è un simbolo, dal greco simballo, che significa unito, è un simbolo unito al divino, ad amore. Anche la parola greca diavolo viene dal, da diaballo, diaballo, che significa diviso. Infatti il diavolo o il demonio diviso è tutto ciò che divide. E cos'è che divide? La ragione, il lume della ragione, proprio quello che accende psiche e perde amore. Quindi diaballo, eh, diavolo è tutto ciò che è diviso, tutto ciò che divide. E la nostra mente razionale è ciò che divide, ciò che discrimina, ciò che separa. Ehm, quindi... In ogni, in ogni cosa che l'uomo vivrà sulla terra, il, um, è spinto a cercare quell'amore. Abbiamo visto nella cabba ebraica del primo podcast sulle fiamme gemelle, come attraverso le sefirot, le vie iniziatiche, si ritrova l'uno, cioè si ritrova amore, la via, attraverso la via della compassione. Guardiamolo adesso da un punto di vista della, del buddismo. Il concetto dell'anima gemella comprende tre aspetti, non è la persona soltanto, una persona, ma comprende tre aspetti. L'anima gemella è comprensiva di, del percorso spirituale gemello che ti affina, quando lo trovi, il percorso spirituale gemello, è comprensivo del lavoro gemellare del lavoro che proprio ti senti gemello in quello che fai e di, di una persona. Sappiamo che di anime gemelle se ne possono trovare diverse, se ne possono trovare tante. Come vi ho spiegato anche nel podcast, nel primo podcast sulle fiamme gemelle, le anime gemelle possono essere amici intimi, amici stretti, coloro che condividono il tuo diamond, il tuo ideale, la tua missione dell'anima. Ti supportano nella tua missione e sono felici del tuo entusiasmo di seguire la tua missione. Quindi di, fiamme, di anime gemelle, scusatemi, ne possiamo avere diverse, non solo una, ok? Quindi queste sono le varie molteplicità no, in cui il divino si manifesta per farti arrivare a Lui. Come ti fa arrivare a Lui il divino? Attraverso il karma. Il karma sono praticamente tutte quelle immagini che la tua anima ti manifesterà, comprensive di persone, circostanze, relazioni, eventi, che ti fanno vedere, vedere le tue paure e i tuoi attaccamenti, che ti separano dal divino, cioè da amore, chiamato anche sposo celeste nelle tradizioni sciamaniche o sposa celeste. Molte persone ci facciamo spesso soggiogare dagli stereotipi precostituiti rispetto al concetto di amore, proprio perché siamo in un sistema eh, squilibratamente patricentrico che vede la realtà che dà talmente valore a questa mente iperrazionale con i suoi valori di giusto e sbagliato, di meglio e peggio, che non hanno niente a che vedere con la felicità umana, ma hanno a che vedere con un sistema che ci vuole controllabili, prevedibili e misurabili. E quindi tutto ciò che non si conforma a tale prevedibilità, misurabilità e governabilità è sbagliato. Hm? E cos'è che non si conforma a questa, questo approccio di governabilità, misurabilità e prevedibilità? tutto l'aspetto femminile. Tutto l'aspetto dell'anima, del femminile, della poesia non si conforma a questi concetti di prevedibilità. Eliminando del tutto la parte poetica, l'anima, eh, tutto ciò che è invisibile, quando l'invisibile è ciò che ci resta da conoscere, il divino e questa è una società, come vi ho detto in altri podcast, che ha paura dell'invisibile, perché è fortemente centrata sul visibile, sul razionale. Ehm quindi, è una società che ha paura degli dèi, perché gli dèi sono invisibili. Tutto ciò che vivi è predisposto a farti ritrovare amore. Tutto, 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 tutto. Quindi, l'anima deve ritrovare amore e proietta nel mondo tutte le sue resistenze, proprio quelle resistenze che lo separano d'amore, con il karma, affinché. Possa scioglierle queste resistenze. e proietta anche nella madre, nel padre, nell'anima gemella, nel divino, nello spirito guida, eccetera. Sono tutti simboli che ci richiamano il divino, sono tutti simboli di, che ci riportano al divino, ad amore. Quindi ricapitolando, eh, l'anima deve ritrovare amore e proietta nel mondo tutte le sue resistenze che lo separano d'amore. Quindi tu con il karma vedi tutte le tue resistenze e le tue paure. Gli attaccamenti, gli attaccamenti sono le credenze che si fanno certezza, quello che tu credi sia giusto o sbagliato rispetto al concetto di amore e cosa dovrebbe essere amore, ma ne parliamo dopo. Allora quindi l'anima deve ritrovare amore, proietta nel mondo tutte le sue resistenze. Quindi proietta nella madre, nel padre, nell'anima gemella, nel, nel divino, nello spirito guida, nello sposo celeste. L'anima fa queste proiezioni. Queste proiezioni che sono la realtà che tu vivi quotidianamente. Lo scopo è di ritrovare amore. Sono tutti simboli che ci richiamano il divino. E quindi. In questa società in cui si dà valore a questa mente iperrazionale, lo scopo nostro che abbiamo è quello di fare una rivoluzione spirituale e riappropriarci del divino, mettendoci in contatto con gli spiriti, perché è quello che ci hanno tolto. Perché ci hanno tolto il più grande potere che ci hanno tolto è quello della fede. Eh? Eh. Con la psicologia da bar che è al servizio del sistema ci hanno tolto proprio la fede anche il senso dell'autostima è, è, è sfalsato perché eh, tutta la psicologia che vediamo in giro oggi non ha niente a che vedere col divino cioè il senso perché la, la psicologia che abbiamo oggi va a rinforzare le categorie dell'io io io io, io dell'ego quindi avere stima di se stessi non significa per niente avere stima nel proprio ego, perché quello è il senso se tu, se tu ci pensi. Cioè, io stima in me stessa, me stessa però chi è? Chi sono io? Io mica sono un soggetto, io sono le forze che mi governano, io sono le mie emozioni, io sono gli spiriti che mi vengono a trovare, io sono una coralità di spiriti. Quindi anche dire eh, ho, ho stima in me stesso, quando tu dici ho stima in me stesso, stima in me stessa, devi stare attenta che tu stai dicendo io ho stima nella coralità che mi vive dentro e non nell'accumulo di credenze dell'io, cioè l'io è un accumulo di credenze, io non ho stima nell'accumulo di credenze che mi è stato dato da, dalla società, dal sistema squilibratamente patricentrico, io stima nella coralità degli spiriti che mi abitano, che sono le mie emozioni. E quindi qua abbiamo anche un sistema di credenze che ci ha fatto credere che le emozioni eh, sono sbagliate, quelle che proviamo, rabbia, tristezza, frustrazione, eh, angoscia, caos, ci hanno fatto credere che sono sbagliate e ci anestetizzano con la pillolina. E quindi anestetizzandoti con la pillolina, sia metaforica che eh, proprio pratica, allora tu stai nella tua gabbietta per paura di sentire. Ma gli antichi non vedevano l'ora di sentire le proprie emozioni, perché le per gli antichi le emozioni sono dei. Perché sono dei? Ve l'ho già detto in altri podcast. Sono dei perché. Quando il nostro corpo mortale muore, le emozioni rimangono, sono sempre quelle, sono immortali. E quindi sono dei. E quando tu esci dalla gabbia dell'io, che cosa c'è fuori dalla gabbia anestetizzata dell'io? Ci sono le emozioni e devi averne. devi avere a che fare con le emozioni, che sono potenze, sono forze. E quindi, come vi ho insegnato anche in altri podcast, senti l'emozione, la rabbia. La dolce tristezza, la dea della solitudine, wow, bellissimo, celebrala. Celebra, celebra. Invece ci hanno insegnato a prendere la pillolina quando ci sentiamo un po' frustrati, un po' pillolina in senso metaforico, eh. Ci facciamo un'analisi psicologica, una psicoterapia, così che posso ancora di più rafforzare le categorie diagnostiche dell'io. Sono bipolare sono narcisista, sono, 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 oh, facciamoci una bella analisi psicoterapica con questa psicologia da bar. Ma io sono dei, io sono dei. Perché? Quando vieni messa all'interno delle categorie diagnostiche dell'io, bipolarismo, follia, eh, che ne so, eh, sindrome, non lo so, tu tutte le categorie diagnostiche dell'io, no? che ti vedono come malattia. Allora tu ti senti in colpa, sei frustrato, sei, ti senti vittima e perdi tutta la tua forza. E questo è l'obiettivo del sistema e della tua mente. Quindi, sto male perché eh, mia madre ha fatto questo, mio padre ha fatto quell'altro. No, no, no. Come dicono i buddhisti, tutto è un sogno, tutto è maya. Città Maya, inganno della coscienza, tutto appare e scompare, appare e scompare. Gli eventi sono dei, enti, entità, spiriti, arrivano per un fine, non hanno cause. E finché tu non li accogli sotto forma di forze che ti arrivano, li ripeti, li ripeti, ma non c'è una conseguenzialità. Perché? Perché non c'è una conseguenzialità? Ve lo spiego. Perché la mente inganna la coscienza, creando la sensazione dell'oggettività e della conseguenzialità, no? Quindi la mente inganna la coscienza creando la sensazione del materialismo. Ma non esiste niente di oggettivo, perché tutto appare e svanisce, appare e svanisce. Tutto è impermanente, evanescente. È come una luce di lampo. Cioè, quando, lo spiega anche la Elena Blavatsky nella Dottrina Segreta, la grande teosofa di tutti i tempi, però è un libro molto complesso quello. Me lo spiega anche il buddismo che ci dice: quando esali la realtà fenomenica, quello che vedi appare. Quando inali sparisce. Quindi nell'esalazione si ha il giorno, tutto si manifesta, e nell'inalazione si ha la notte, tutto svanisce. Ma anche il Tantra loka lo spiega: il tam, tant, Tantra significa strumento per la libertà. Quindi ogni immagine che tu puoi vedere, sentire, toccare è impermanente. Appare quando esali, svanisce quando inali. Però che succede? C'è la mente in mezzo. <ride> la mente crea una, uh, una finzione. Che cosa fa la mente? Rimuove tutti i momenti in cui l'immagine svanisce. Perché? Perché la mente ha paura dello svanire, la mente ha paura dell'invisibile e quindi lo rimuove, ce cioè, lo rimuove proprio. Quindi la mente rimuove tutti i momenti in cui l'immagine svanisce e ti lascia solo i momenti in cui l'immagine appare. Quindi quando l'immagine sparisce, costringe la coscienza a chiudersi gli occhi, a non guardare, no non voglio guardare, non voglio guardare, a spegnersi. Perché la mente convince la coscienza che quando l'immagine svanisce... Cioè che quando l'oscurità, il buio arriva, è male, è negativo, l'ombra. La mente convince la coscienza di questo, che l'ombra è male. Quando arriva il buio tutto svanisce, è male. E allora la coscienza, l'anima, la coscienza, chiamiamola come vogliamo, si convince a separare il bene dal male. E ha tanta paura di quello che la mente gli dice. Quindi l'anima si convince a separare il bene dal male. E ha paura di quello che la mente gli dice. Quindi l'anima rimuove tutto ciò che non percepisce perché è soggiogata dalla mente. Quindi la mente si fa, l'anima, la, la coscienza si fa ingannare dalla mente che gli dice quando arriva il buio, quando tutto svanisce, è male. Quindi l'anima la la, lo rimuove. Quindi, tu non vedi che c'è una continuità tra la luce e la notte, tra la luce e il buio. Quindi la mente costringe la consapevolezza ad essere consapevole soltanto quando l'immagine appare. Per dirlo in altri termini, tu sei consapevole soltanto delle cose che vedi, va bene? Non vedi quello che non vedi, ecco, non vedi quello che non si vede. Che succede poi? Che dopodiché li lega tutti insieme, come perle di una collana, con un filo che chiameremo l'io, il senso dell'io ossia ti crea una storia, una narrazione mentale che ti dà il senso della continuità dell'immagine, cioè ti dà il senso della continuità degli eventi, addirittura ti dà il senso della conseguenzialità, è quello che ti stavo dicendo prima, se per esempio eh, mia madre ha subito questa cosa, allora anch'io subirò quella cosa, oppure ieri ho mangiato quella cosa, eh, sto male oggi perché ieri ho mangiato quella cosa, no, 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 non è così, non c'è la conseguenzialità. E, questo, e questa è la rivoluzione spirituale. Se oggi ti fa male la pancia, non è perché ieri hai mangiato le cozze. Perché a te fa male la pancia, a un altro non fa male la pancia. Non entriamo nelle categorie dell'io, eh? Non entriamo nei batteri, nei virus, nelle calorie. No, 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 no. no. Stiamo dove dobbiamo stare, stiamo nella verità. Tu dovevi sperimentare un'emozione che è quella del mal di pancia, plesso solare, terzo chakra, che ha a che fare con la volontà. Va bene? C'è sempre un fine per gli eventi, non ci sono cause. Le cause sono, ci possono anche essere, ma sono molto più ampie di quello che la mente razionale può riuscire a cogliere. Quindi, la mente ti, ti dà questo senso della continuità dell'immagine, degli eventi, della conseguenzialità di una storia. Mentre non c'è nessuna conseguenzialità nelle immagini che ti proietta l'anima, in quello che vivi. Perché ogni attimo è qui, ora, non esiste conseguenzialità. E la narrazione che tu credi che sia una conseguenza che ti fa. siccome sei tu che crei questa narrazione? Perché, perché è tutta una narrazione, è tutto favola, è tutta una favola. Tu sei una favola, stai raccontando una tua favola, una tua narrazione, è tutta narrazione. Non esiste niente di oggettivo. Allora, se tu, siccome sono le tue credenze che creano quella realtà, se tu pensi che c'è una realtà oggettiva e che è, siccome hai mangiato ieri male, oggi stai, hai mangiato ieri qualcosa e oggi stai male perché ieri hai mangiato quella cosa, ti creerai sempre quella narrazione. Invece tutto accade adesso. E tu cambiando questa prospettiva cambi anche i fenomeni, la realtà fenomenica. Quindi la mente crea tutta questa storia della conseguenzialità, della permanenza delle cose, della continuità delle situazioni, ma è un inganno. Maya, come dicono i buddhisti, è un inganno perché lo fa la mente? Perché ha paura la mente. Perché la mente si sente in colpa, ha il senso di colpa dentro, è uno strumento del sistema no? che ti fa sentire in colpa. E quindi, siccome la mente si sente in colpa, ha sempre paura di una punizione che è nell'ombra. Mm? La mente si sente in colpa perché ha separato psiche da amore, ha rotto l'equilibrio primevo. Quindi la mente rappresenta la, con la, la conoscenza separata dall'amore, cioè la conoscenza unita d'amore è il Cristo e la Sofia. Infatti, la conoscenza separata d'amore hanno creato le leggi, gli arconti. Le, anche la scienza oggi è separata dalla la, la conoscenza della scienza è separata dall'amore. Guarda che cosa fanno, guarda come distruggono l'umanità! Cioè, eh, la conoscenza separata dall'amore crea disastri. Quindi Cristo separato da Sofia, la Sofia è la conoscenza, crea disastri. Riassorbire le immagini, riassorbire gli eventi significa lasciare andare la paura e ritrovare la vera natura dell'evento che è spirito e anima perché l'evento non è oggettivo non è materiale non è sostanziale è impermanente è evanescente perché non c'è in verità non c'è nulla di materiale oggettivo il materialismo è un inganno dei sensi perché tutto ma proprio tutto ciò, che puoi, tutto ciò che può esistere è amore che comporta il darsi incessante continuo. Tutto si dà, il visibile si dà all'invisibile, l'invisibile si dà al visibile, la vita si dà alla morte, la morte si dà alla vita incessantemente. La morte si fa humus, nutrimento per la vita, quando noi, noi moriamo il nostro corpo ritorna alla terra e il visibile diventa invisibile e l'invisibile ritorna visibile in un ciclo continuo. Ed è così continuo che non c'è niente di afferrabile, niente. Perché prima che tu possa afferrare qualcosa, quella cosa in verità è già svanita. È solo la mente che crea questa imp impressione della permanenza dell'oggetto. E su questa impressione si basa tutto l'inganno del mondo. In cui, per cui l'oggetto è afferrabile, lo, lo posso possedere, lo posso trattenere, quella cosa è mia, no, non, non c'è niente tu, non è niente afferrabile, è un inganno. E da qua ne deriva anche tutta la violenza nel mondo, anche l'economia predatoria. E da qua deriva tutto il dolore e la sofferenza che esistono. Ritornando al discorso che stavamo facendo, quindi, sull'amore, l'amore è il darsi. Darsi. La natura madre terra è il nostro esempio del darsi, ma noi siamo natura, siamo figli di madre terra, soltanto che non lo sappiamo, perché abbiamo questa mente che divide. Ok, la natura non ha paura di darsi, noi siamo natura, però abbiamo la mente razionale che ha paura di darsi. Darsi significa offrirsi e la mente razionale invece trattiene. Controlla, non si dà, la mente razionale non ha fede, non si dà. Come ci liberiamo? Con la consapevolezza, cioè prendendo atto di questo che vi sto dicendo. Noi ci diamo già per natura, perché il nostro corpo, la nostra anima già si darà alla terra quando il nostro corpo mortale morirà. Si, si dà, si dà. Allora la natura si dà incessantemente. È un continuo darsi, nascono fiori, nascono alberi, Il, gli animali stessi si danno, si danno, si danno la loro natura perché la natura quando la vedi dici bellissima? Perché la bellezza è sinonimo di amore. Amore significa darsi, la natura è bellezza, è sinonimo di amore. Quindi per manifestare la tua bellezza devi darti alla tua natura quindi dobbiamo andare incontro a una um, dobbiamo sciogliere mentalmente le credenze che ci limitano le credenze che limitano è proprio disso, dissolvere la mente la mente deve sparire cioè l'io deve morire tu devi morire in qualità di io tu devi morire la mente deve morire deve sparire il, il, il senso come vi stavo dicendo all'inizio di questo video del soggetto deve sparire tu devi sparire, perché tu non sei tu, l'uno, il soggetto in natura non esiste l'uno inteso con la mente razionale, c'è cioè, un calcolo eh, matematico razionale che dice uno, in natura l'uno non esiste, l'uno è una moltiplicità, l'uno non esiste come concetto, in natura non esiste l'uno, l'uno è una moltiplicità, tutto in natura è relazione, tutto viene creato da una relazione. Ogni cosa è in relazione con un'altra. L'atto creativo è un atto di unione erotica tra un'essenza e un'altra. Per quanto riguarda le nostre manifestazioni, il nostro atto di vita è un atto creativo fra umano e divino. È un atto procreativo, è una co-creazione tra umano e divino. Non esiste uno, esiste un due in uno, esiste sempre una, è una molteplicità. Quindi noi dobbiamo andare dalla mente razionale a, eh, quindi dall'etica razionale a un approccio come si supera l'etica, come si supera la morale, come si supera il luogo comune, con l'estetica, con la bellezza, con la natura. E come diceva Einstein, non si può risolvere un problema dallo stesso stato di coscienza che l'ha creato. Noi diremo non possiamo risolvere e vincere in questo sistema di credenze con la mente che l'ha creato, questo sistema di credenze. Dobbiamo utilizzare un'altra mente, la sovramente o la mente creativa, poetica, artistica, chiamiamola come vogliamo. E dobbiamo fare conti con dei miti sociali, che sono i falsi dei, e con i miti naturali. Perché i miti sociali ai quali la tua mente razionale è al servizio che sono le credenze, eh, la società, la società proprio, non hanno, come anche la psicologia moderna, eh, non ha l'obiettivo di eh, la psicologia moderna ha il compito di renderti normale, invece, l'approccio naturale, la psicologia naturale, chiamiamola così, archetipica, ha il compito di renderti felice. Quindi noi dobbiamo abbattere questi falsi dei della morale del luogo comune e andare incontro ai veri dei che sono le emozioni, quelle che la società ti vuole anestetizzare, ma come pure anche la tua mente razionale ti vuole anestetizzare. Per risvegliare in te la forza devi sentire tutta l'emozione e non permettere più a niente di anestetizzare quell'emozione. Quindi è tutto narrazione, è tutto un sogno, è tutto... Um, è tutta narrazione, tu puoi cambiare in un istante, tu puoi cambiare in un istante, ma non è che cambi, diventi quello che sei già predisposto a essere. E allora l'amore? Cos'è? L'amore è il darsi, l'amore è il darsi, darsi a un obiettivo, darsi a un ideale, questo ideale ha a che fare con la tua missione dell'anima. Il tuo ideale, la tua missione dell'anima lo ritrovi in tutto ciò che vivi, in un lavoro, in una persona, ma non è soltanto la persona o il lavoro, mi spiego, è tutto ciò che vivi che muove il tuo ideale, è il tuo sposo celeste e la tua sposa celeste che ti fanno vivere tutte queste circostanze per ritrovare l'archetipo originario dell'amore. Che poi alla fine si tratta nell'imparare a darti alla tua natura, alla tua missione. Eh, questo è il senso. Platone lo definirebbe diamond, cioè darsi alla propria missione dell'anima significa ascoltare la voce del diamond. E il diamond è una voce che c'è dentro di noi e che a cui dobbiamo affidarci, che porta appunto all'eudaimonia. Che è il concetto cardine della filosofia della cultura greca che potremmo tradurre con la, con la felicità. E il daimon ha dentro di sé, quindi come aspirazione, quello di condurre l'uomo alla felicità perché ha in sé il ricordo dell'età dell'oro. Cioè, se tu segui il daimon, la tua missione è quello di farti ritrovare quella condizione aurea dell'età dell'oro, che è praticamente darti ai tuoi talenti, alla tua natura e il daimon si palesa a te con tutte le cose che vivi quindi darti alle cose che vivi che sono prestabilite dalla tua anima prima di incarnarti significa andare incontro alla felicità darti con profonda devozione quindi il daimon è una sorta di spirito guida anche sposo celeste potremmo chiamarlo eh, sposa celeste come vi ho detto quando parliamo di divinità è da intendersi il tutto nella parte e la parte nel tutto quando poi c'è stato l'avvento del cristianesimo il diamond viene, il ruolo del diamond viene assunto poi dall'angelo custode. Il punto qual è? Il punto è che per ascoltare la voce del diamond, che parla non tramite parole ma tramite immagini, per mezzo del cuore, dell'emozione, della passione e dell'immaginazione, quindi bisogna silenziare la mente. Silenziare la mente, cosa vuol dire? Che non devi nemmeno giudicare le esperienze che ti arrivano. Perché il giudizio della mente porta a far entrare in gioco la mente, giusto, sbagliato, bello, brutto, secondo i valori della società che abbiamo. Secondo i valori che abbiamo, secondo i valori eh, che questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata. E no, devi elevarti, devi utilizzare, come dicevamo all'inizio, un altro tipo di mente, che è la mente che vede tutto, è la mente creativa o poetica. Questa, il concetto delle fiamme gemelle, credo che sia nato nel, negli anni, nel novecento, questo concetto delle, delle fiamme gemelle, proprio come concetto, no? Ma è un concetto antichissimo, archetipico, che è l'archetipo dell'amore, è la ricongiunzione tra umano e divino, tra psiche, psiche e amore, nel mito di amore e psiche. Quindi il mito delle fiamme gemelle, la storia delle fiamme gemelle, che conosciuta a noi oggi come fiamme gemelle, ma l'unione tra umano e divino eh, è, è antica quanto la notte dei tempi, prende poi varie sfaccettature nella, in questa nuova, nella narrazione delle fiamme gemelle. Allora, siccome tutto è narrazione, tutto è un sogno, tutto è... Narrazione sogno favola. Il mito o favola delle fiamme gemelle, anche le nostre storie sono favole, eh? nella narrazione di fiamme gemelle si parla appunto di questa unione tra mh, del maschile e del femminile che per riconoscersi devono attraversare tante prove. E cos'è questo se non è il mito di amore e psiche? Dove psiche deve affrontare tante prove, quindi karmiche, per ricongiungersi ad amore. Le prove karmiche sono quelle che ti fanno vedere paure e attaccamenti. E il mito delle fiamme gemelle è lo stesso. Il, um, la divisione stessa di maschile e femminile, è una, ma come la divisione stessa del mentale, cioè emisfero destro e emisfero sinistro. Tutte queste divisioni comportano la perdita dell'integrità. Come concetto, il concetto della fiamma gemella è un ritorno all'integrità. Ma cosa vuol dire ritorno all'integrità? Ritorno all'uno. Ma cosa vuol dire ritorno all'uno? Ritorno al darsi. Molto semplicemente. E cos'è il ritorno al darsi? Il ritorno al darsi è il ritorno alla fede. Fede e darsi. Avere fede nel proprio sposo celeste o sposa celeste. Al, nel proprio Daimon, nel proprio spirito guida avere fede è lasciarsi andare a Lui, avere fede in tutto ciò che accade, il darsi è un ritorno, ritorno all'integrità, significa ritorno a darsi, ritorno alla fede ed è la via mediana di cui vi parlavo nel primo video sulle fiamme gemelle, ehm, nell'albero de, della vita, no? dove abbiamo energia maschile e energia femminile. La via mediana, in medio stat virtus, la via della compassione è proprio quella del darsi, è questa la via. Ritorno alla fede significa: nel mito di amore e psiche, am psiche ritorno ad avere fede. Quindi qual è l'obiettivo? Tornare ad avere fede, affrontare le, le prove relative al karma, cioè al darsi, io mi do, mi do a tutte le mie emozioni, a tutte le prove, a tutte le sfide, io mi affido, mi affido, mi affido. La fede che acquisisci di nuovo grazie alla consapevolezza, e questo è il gol dell'essere umano, cioè avere fede nonostante ci sia la ragione che non ti fa vedere l'invisibile. Quindi vediamo relazioni, relazioni molto sofferte, relazioni d'amore sofferente, con tantissima sofferenza, con tanto karma da sciogliere, perché c'è da sciogliere paure e attaccamenti che ti separano da amore. L'archetipo di Fiamma Gemella è un archetipo per dire proprio l'archetipo dell'amore puro, viscerale, come vi ho spiegato anche nel, video, nel primo video sulle Fiamme Gemelle. L'amore puro e viscerale non è per l'altra persona. Perché quello, il, dove sta il problema? L'amore puro e viscerale è pure viscerale per il tuo ideale, che è il tuo sposo celeste o la tua sposa celeste, che attraverso. Le maschere che ti manda sotto forma di persone tu devi sciogliere, paura e attaccamenti. Come vi dico sempre, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Ogni persona che incontriamo è strumento del divino, del tuo sposo celeste o sposa celeste per avvicinarti a Lui. E la fiamma gemella non è da meno, ma come lo sono tutte le relazioni che abbiamo. Anime gemelle, anime karmiche, poi è tutto karma. Quando distinguiamo troppo, poi entriamo nella mente, e veramente si fa un casotto. È, è tutto karma, è tutto karma e missione dell'anima. Quindi, sono tutti i legami che abbiamo fatto con, in altre vite, quindi karmici con queste persone, in queste relazioni. Quindi, il, a gradi di intensità sempre più, in, più elevati, possiamo, eh, possiamo sperimentare quest'unione col divino ma anche la separazione con il divino, la percezione della separazione del divino. Quando il tuo compagno o la tua compagna va via e senti il dolore, percepisci una separazione, tu non stai soffrendo per la separazione col tuo compagno o compagna. Tu stai sentendo la sofferenza della separazione col divino, che non è il soggetto, non è quella persona. Allora tu devi includere, devi comprendere, portare con te la dea di quella solitudine, perché ti sta sviluppando dei qual delle qualità, dei talenti, perché l'assenza non è mancanza, è invisibilità. E stiamo qua a lavorare duro per connetterci alla fede nell'invisibile. Perché come vi ho detto all'inizio, l'invisibile, il divino è ciò che ci resta da conoscere. E allora approfittiamo di questi momenti in cui la dea della solitudine ci viene a trovare perché ci sta avvicinando al nostro sposo celeste. Tutti noi abbiamo uno sposo celeste, una sposa celeste che ci guida. Perché tutti noi abbiamo, come il mito di amore e psiche, amore che guida psiche nell'affrontare le prove, nel farle avere fede. Nel superare gli ostacoli relativi alla sua mente razionale, al fatto che non riesce a vedere nell'invisibile, però è spinta, è mossa, è mossa dalla fede. E, che cosa fa la mente razionale? Scambia l'obiettivo con il soggetto, cioè ti innamori di una persona, la mente razionale cosa fa? Che vuole prevedere, controllare, gestire e tutte queste forme qui di controllo. Scambia l'obiettivo, cioè l'amante celeste, lo sposo divino, la sposa divina, con la persona. Quindi la voglio possedere, controllare, prevedere. Quindi la mente razionale non, eh, si nutre della tua paura. La mente razionale, perché ha paura, quindi si nutre della stessa cosa. La mente razionale si nutre... Del, di controllo di, di, preve, di, di, di ti vuole gestire si nutre del controllo e della paura qualsiasi narrazione che noi possiamo vivere la mente razionale la usa per eh, distruggerci per farci sentire in colpa per, eh, per avere e perché la mente razionale ci, ci domina con la paura e il controllo e il senso di colpa quindi la mente razionale che cosa fa? l'obiettivo è il divino tu incontri una persona, ti innamori, ma è il tuo sé superiore, il tuo sposo celeste, che te la manda. Quindi per farti sviluppare i tuoi doni, talenti, innati, superando le tue paure, dandoti, dandoti, dandoti alle emozioni che quella persona ti scaturisce, perché non è la persona che te le scaturisce quelle emozioni. È il tuo, il tuo sposo celeste che te le fa scaturire quelle emozioni tramite quella, la maschera della persona. Cosa fa la mente razionale? Scambia l'obiettivo vero che è lo sposo celeste con l'obiettivo fasullo che è la persona. E allora si crea il mare di sofferenza, il mare di dolore, tutto nutrimento per la mente, tutto nutrimento per la mente, dolore e sofferenza perché sei vittima, vittima. La mente ha vinto, ha raggiunto il suo scopo, renderti vittima. Perché quando sei vittima è come se la tua mente si è incaponita nell'obiettivo dell'ego e non in quello dell'anima. Cioè quando sei vittima, quando stai male, procrastini, sei incaponito nell'obiettivo dell'ego e non in quello dell'anima. L'obiettivo dell'anima è quello di ritrovare la vera relazione, quella con il divino. L'ego invece, la mente, scambia le finte relazioni, ossia i simboli, per la vera relazione e quindi si incaponisce nel voler raggiungere eh, nella relazione simbolica, cioè con la persona, il risultato ottimale. Quando invece la relazione simbolica, cioè con la persona, è una palestra, è un'esercitazione, quindi è impensabile raggiungere il risultato ottimale con una persona. Cioè quello si raggiunge solo nella vera relazione con il divino che dovete risvegliarvi ragazze mie ragazzi, dovete risvegliarvi. Molte persone pensano no, perché mi scrivete tante mail, quando troverò la persona giusta, no, sono tutte le persone giuste, anche le tue mancanze sono le mancanze giuste che devi avere, perché sono emozioni. Siete piene, pieni, siamo pieni di spiriti che fanno parte di noi come una coralità. Anche le mancanze che sentite sono le mancanze giuste che dovete sentire. Dovete sentire, non anestetizzare. Qua stiamo facendo una rivoluzione della coscienza, ragazze mie. Chi rimane indietro eh, purtroppo deve sbattere ancora. Però eh, la verità è questa. La verità è che il, tuo, che il tuo obiettivo è ritrovare amore. E amore è darsi. Darsi alla tua missione, al tuo ideale, alla tua natura selvaggia. E allora il divino, che è il tuo sposo celeste, che ti guida, tutta la tua creazione di vita ti manifesterà delle immagini, delle esperienze da vivere, delle persone che ti riportano a quella missione. La missione ha a che fare con una molteplicità di cose. I tuoi talenti, i tuoi doni, le tue potenzialità, la capacità di inclusione, la capacità di... Quals... tutto ha a che fare con la missione. La missione non è una cosa. La missione è il tuo daimon, la missione è il, il tuo darti alle tue emozioni che ti portano verso la tua missione. Non è una cosa soltanto, è una molteplicità. Allora, quando noi abbiamo cir circostanze di assenza dell'altra persona, assenza dell'amore, assenza, quando sentiamo l'assenza, è un'invisibilità. È un'invisibilità, è l'invisibilità di amore quando amore è psiche, no? Quando psiche non vede amore, ma amore sta dall'altra parte del velo che la spinge a superare le prove. L'assenza non è mancanza, è invisibilità. Allora, l'assenza dell'altra persona ti fa soffrire tremendamente se non comprendi che questa relazione è solo un'esercitazione. Quello che conta non è riuscire a tutti i costi a trattenere l'altro, ma è risvegliare in te doti, capacità, forze, tra le quali c'è anche la forza di stare da solo, perché anche questa capacità ti serve poi per essere all'altezza della relazione con il divino, la forza di non dipendere dall'altro, la forza di trovare in te tutte quelle doti che tu vedi nell'altro, Riscoprirle, portarle in essere. Quindi tutti i momenti di assenza di un'altra persona, se ci siamo separati, per esempio, sono preziosissimi perché solo lì tu puoi coltivare la consapevolezza di tutto ciò che dell'altro ti piace, di tutto ciò che dell'altro ti manca e puoi metterti lì al fine di risvegliare in te quelle bellezze, quelle doti. Che dell'altro ti, man dell ti mancano. Ecco, e con questo lavoro ti elevi all'altezza dell'unica straordinaria relazione con il Divino. E per fare questo passaggio, le relazioni tormentate per esempio sono le migliori: quelle tormentate sono le migliori. In passato le avremmo definite storie karmiche, no? Però adesso sappiamo che tutto è karma. Ok. Quindi quando diventate vittime delle vostre relazioni è perché le state vivendo attraverso l'ego, il piccolo io. Allora tu devi prendere ferma risoluzione che vuoi vivere amore in ogni cosa che esiste. Io prendo ferma risoluzione di vivere amore in tutto ciò che esiste. E allora amore lo trovi nel percorso spirituale gemello, nel lavoro spirituale gemello, nelle persone gemellari. Ma ci sono delle prove per arrivare al percorso spirituale gemello, al lavoro gemellare, alle persone gemellari o una persona gemellare. È sempre lo stesso archetipo che ti manda tutte queste immagini, tutte queste esperienze da vivere. Il solo rapporto è tra umano e divino. Ma non può mai essere una persona, l'anima gemella, la fiamma gemella, mi spiego, cioè dovete risvegliarvi a sta roba qua. Dovete risvegliarvi a questa roba qua, perché la vostra mente, è il nemico che vi vuole tenere sotto controllo, cre facendovi credere che se non trovate una persona, allora sarete falliti, ma se qua stiamo proprio facendo una rivoluzione sociale, spirituale ci può essere un'anima gemella, più anime gemelle, una fiamma gemella, ma non è da intendersi dal profilo de del soggetto limitato. È una molteplicità. È una molteplicità. È la mente razionale che ti vuol far credere che c'è un soggetto fuori. Cioè, puoi entrare in relazione con la fiamma gemella, sì, con una persona che ha la. Stessa, il tuo stesso grado di levatura spirituale. Ma non si ferma lì la fiamma gemella o come l'anima gemella non si ferma lì, mi spiego. Cioè, non è quello l'obiettivo. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è l'amore con il tuo sposo celeste o sposa celeste, il tuo daimon, la missione dell'anima. Chi ti fa credere che l'obiettivo è la persona? È l'ego e rimarrai sempre vittima? Senza forze, senza capacità, senza, senza quello che sei. Dovete uscire da queste categorie. Dovete uscire dal controllo dell'io, dai concetti. Cioè, dovete dissolvere l'ego. Il divino ha a che fare con tutto ciò che vivi: da una persona, a più persone, eh, a più anime gemelle. Ha uh, più, più relazioni. Questa mente razionale deve essere portata al palo perché o vi svegliate o la vita vi sveglia. Non ci sono più alternative. Questo è un momento storico velocissimo in cui o salti o salti o salti o vieni asfaltato. Quindi o ci risvegliamo. O se no ci asfaltiamo, che va andrà bene pure, per carità, magari ci riproviamo la prossima incarnazione. Quindi ricordate che ogni cosa con cui voi venite a conoscenza, la vostra mente razionale la utilizzerà per andarvi in quel posto. Per non dire un'altra parola. Quindi connettetevi con il vostro sposo celeste, la vostra sposa celeste. Allora ricordiamo che tutto è un mito tutto è una narrazione i buddhisti dicono tutto è illusione ovvero citta maya maya inganno città coscienza inganno della coscienza tutto è illusione o per meglio dire tutto è sogno immaginazione ma cosa vuol dire immaginazione? significa impermanenza di immagini che cambiano continuamente e quindi cioè, tu stai sognando anche in questo momento, sia quando tu dormi la sera, sia quando adesso sei nello stato di veglia durante il giorno, noi siamo sempre in uno stato di sogno. Infatti, come ci insegna anche la filosofia tolteca, quello di ripetersi incessantemente durante il giorno, come vi ho detto già altre volte, sto sognando, io sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando. E questo serve proprio per concepire tutto come un grande sogno, una grande immaginazione dell'anima. Ed è proprio perché tutto è sogno e immaginazione, noi possiamo attraverso l'immaginazione attiva, attiva, come vi dico sempre, in me mago agere, lascia agire il mago che è in me. Quindi, grazie all'immaginazione attiva possiamo ampliare le nostre capacità, le nostre possibilità, esplorare altri mondi, altre dimensioni. E siccome, come vi insegno sempre, l'immaginazione crea e cura. Tu, lo strumento del mago è l'immaginazione, uno degli strumenti del mago più grandi è l'immaginazione. Quindi, anche durante le separazioni con la nostra persona di interesse, o durante la separazione d'amore, se non c'è l'amore, no? Allora tu immagina, immagina, immagina e in quel modo sviluppi qualità, capacità, talenti, accogli l'emozione, immagina. Come diceva anche James Hillman, il padre della eh, psicologia archetipica, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito, una narrazione, e si riscatta, cioè guarisce quando vede il mito che sta mettendo in scena. Noi in questo caso stiamo mettendo in scena il mito sociale della vittima. Tu lo vedi, ne stai prendendo consapevolezza e ti risvegli già appena lo vedi. Le fiamme gemelle sono una narrazione di questo tempo. E siccome è vero tutto ciò che ti narri, è vero tutto ciò che ti racconti, perché tu sei chi racconta, perché il tuo sé superiore che racconta la tua storia, e tu che la vivi, cioè siete due che co-create la vostra storia. Quindi, siccome è vero tutto ciò che ti narri, perché ciò che ti narri diventano i tuoi pensieri le tue forme pensiero e quindi le tue forme pensiero si manifestano nella realtà che vivi e per dirlo in termini di esoterismo occidentale le fiamme gemelle sono una narrazione sono delle forme pensiero a cui il che l'umanità ha creato qualcuno ha creato qualcuno attraverso Uh, le idee un'idea, gli è venuta quest'idea ha creato questo nome perché si è creata questa narrazione perché è nata questa narrazione beh a livello intuitivo io posso comprendere che questa narrazione è nata proprio per la necessità del genere umano di connettersi ancora di più alla propria fiamma, interi alla propria fiamma interiore al proprio diamond alla propria fiamma cristica interiore al fuoco che brucia e quindi doveva eh, necessariamente nascere, visto che il, il concetto delle fiamme gemelle si è espanso così tanto, nascere una nuova forma pensiero che accreditasse ancora di più questa esigenza dell'anima di andare incontro al proprio fuoco interiore, alla propria missione. Mm? Quindi questa idea. Delle Fiamme Gemelle, questa narrazione ha contribuito a portare la, ehm, le persone ancora di più verso questo concetto, verso questo, eh, questa espressione del sé. Tale espressione del sé, questa narrazione è una bellissima narrazione, e quindi eh, nata da una esigenza dell'anima di ricondursi ancora di più amore, ad amore. È un'evoluzione di amore psiche, possiamo dire, ma è sempre la stessa cosa. Soltanto che l'umanità, siccome siamo in un livello di coscienza molto accelerato, aveva necessità di avere uno sprint in più e quindi fiamma, fiamma, da ge anima gemella a fiamma gemella che connota un una levatura spirituale molto alta, bruciare tanto karma, aver bruciato tanto karma. Ma cosa fa la mente razionale? Non vede l'ora di avere una nuova narrazione per manipolarti, per renderti vittima e soggiogato. La fiamma gemella rappresenta il grande ideale del darsi, del darsi alla propria missione di vita ed è quel fuoco che si accende in te. Se esci fuori dal luogo comune e quindi dalla prospettiva mentale con cui approccia questa narrazione delle fiamme gemelle, allora puoi capire che la fiamma gemella è il tuo sposo celeste che vuole condurti a realizzare la missione della tua anima. E non ha niente a che vedere con la persona fuori. Non ha niente a che vedere con la persona fuori. E le nozze alchemiche possono verificarsi ognuno in un modo diverso. Cioè le nozze alchemiche sono l'unione fra umano e divino. Riconducibili anche a integrazione di maschile e femminile, ma mi piace più chiamarle poeticamente così, l'unione tra umano e divino, sono le nozze alchemiche, ossia quando psiche ritrova amore, ossia ha perso ogni attaccamento, paura, ha perso l'ego, si è dissolto. Per dirlo in altri termini le nozze alchemiche o matrimonio mistico, la cognuzio oppositorum, direbbero gli alchimisti, è quando l'anima, cioè psiche, crea, crea nell'unione con il suo sposo celeste, cioè con l'amore. Invece che succede? Quando psiche, anima, crea in unione con la mente, crea oscurità. E questo viene raccontato in ogni tradizione esoterica. Quelle più vicine a noi sono il mito greco, per esempio, di amore e psiche, anche il cristianesimo esoterico, Cristo e la Sofia. Cioè, nel senso, quando il, um, si racconta uh, all'origine che Cristo, che è l'amore, Sofia, che è la conoscenza, erano uniti, amore, quando amore e conoscenza creano insieme, allora si, si crea bellezza. Si dice anche nel mito che c'è stata poi una perturbazione tra Cristo e Sofia e sono stati divisi. E la Sofia che è la conoscenza ha generato l'oscurità, creando tutta la serie di leggi, di credenze, di norme. Quindi la conoscenza, la Sofia, che crea senza amore, genera quello a cui oggi assistiamo, oscurità. C'è cioè l'insieme delle norme, delle leggi, senza l'amore. La conoscenza che crea senza amore genera oscurità. L'anima quindi non, non immagina mai da sola, c'è sempre un rapporto creativo di procreazione in unione erotica con il suo sposo divino, c'è sempre un seme che la feconda ogni volta, un qualcosa che le bisbiglia all'orecchio. Allora quando questa, questo bisbiglio che gli viene fatto all'anima è il divino, allora l'esistenza diventa bellissima verso l'amore. Ma se chi bisbiglia l'orecchio dell'anima, cioè di psiche, è la mente, allora la creazione, l'esistenza è un incubo. Psiche è alla ricerca di amore e quando amore sparisce, cade nel sonno dell'inconsapevolezza. Ecco, se in questo sonno psiche, anima, allora rimane nella fede, cioè abbracciata d'amore pur non vedendolo. Allora amore la conduce al risveglio e qua ci sta la fede. Ma se psiche, cioè l'anima, perde questo contatto con amore e tra loro c'è, si mette in mezzo la mente, cioè il mondo, le credenze, allora l'anima si perde. E tale, tali nozze alchemiche. Ognuno di voi le può sperimentare in modo differente, secondo il programma previsto dalla tua anima, attraverso un lavoro gemellare, il percorso spirituale gemellare, attraverso una persona che può essere la fiamma gemella, un'anima gemella, può essere tutto, tutto. Ci sono persone che devono sapere che il loro matrimonio mistico con il loro sposo celeste avverrà sposando il loro talento o arte. Oppure altre che realizzeranno il loro matrimonio mistico amando totalmente una persona. Chi crede che l'amore sia fatto da una coppia e sta male perché non lo realizza è perché molto probabilmente sta andando contro la sua natura. Ci vuole attenzione e meditazione. Il fuoco della fiamma della consapevolezza si sta accendendo in tutti. L'amore è natura. Tu sei natura e la tua natura vuole che tu ti dai. Ti offri alla tua natura, alla tua missione. Allora, guarda la realtà dove ti trovi adesso e smettila di giudicare dove sei. Perché, se stai giudicando negativamente, stai utilizzando la mente razionale che ti sta togliendo forza, ti sta depauperando e non ti sta facendo capire niente. Solo accogliendo ciò che sei adesso. Adempiendo alla missione, al karma che hai adesso, puoi cambiare. Ma procrastinando, facendo la vittima, non cambierà mai niente, perché prima devi vivere lo step, cioè la missione assegnata. Quindi, guarda la tua situazione attuale. Guarda la tua situazione attuale, che è quello che è la tua anima ha predisposto per te, e non la, non la vuoi, non ti piace. In vari aspetti o tutti gli aspetti o un solo aspetto. Allora, guarda la tua situazione attuale e devi dire questa frase. Io voglio essere all'altezza della narrazione che sto mettendo in scena. Io voglio essere all'altezza delle cose così come sono. Io prendo ferma risoluzione di essere all'altezza della narrazione che sto mettendo in scena, perché tutto è frutto di una presa di risoluzione. E allora smetterai di vivere i venti del karma che tornano, 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 finché non dici di sì. Sì, lo voglio. E allora sì? che inizia a accettare, accettare non mi piace come parola, perché include la vittima, a includere, a comprendere, prendo con me la mia narrazione, la mia missione, mi sento all'altezza della mia situazione attuale, io sono all'altezza e allora lì cambia tutto, perché fermi i venti del karma, allora il passaggio da vittima in mago è sostanziale. Vittima, il mondo è più grande di me, mi viene tutto addosso. No, no, aspetta, il mondo è dentro di te. Ed è facile cadere prede dei miti sociali. A volte si cade perché leggo tantissime cose in giro anche del si cade vittima del mito delle fiamme gemelle. Il mito delle fiamme gemelle è un altro modo per dire dell'amore, parlare di amore. Del mito di amore e psiche non è diverso non è diverso. Quando anche nella Kabbalah si parla della scissione maschile e femminile, e quindi della, quando l'uomo, come direbbe Platone, l'uomo inizialmente era sferico, cioè conteneva in sé maschile e femminile, il problema dell'uomo è nato quando venne separato separato in maschile e femminile, e nella polarità. E quindi, che succede? Noi do dobbiamo ricongiungere la polarità quindi la separazione porta alla distruzione. Il diaballo, il diavolo di cui vi avevo detto all'inizio, significa separato, diviso. La separazione in tutte le, in tutte le forme porta all'istruzione: la separazione da maschile e femminile, visibile da invisibile. L'uomo deve ritrovare la sua condizione sferica, sferica significa anche la pluralità, la, colari, la coralità dell'essere umano. Quindi, anche quando nel primo video sulle Fiamme Gemelle gli ho fatto la differenza eh, delle, delle Sefirot, le vie iniziatiche, ok. In questo video sto cercando di darvi in modo più fruibile la cosa. Il mito di amore psichico è il mito che è più semplice possibile. Poi a ogni, per, ogni persona ha un percorso di coscienza diverso, cioè ha una, una consapevolezza diversa, no? C'è chi è più evoluto, c'è chi ha lavorato tanto in un'altra incarnazione, sciogliendo maggiori paure, maggiori attaccamenti, quindi ha più o meno karma e quindi può comprendere ehm, che il sistema della compassione delle fiamme gemelle che, dove perdi completamente l'ego cioè perdi completamente l'io l'io non esiste tu sparisci sei al servizio sei al servizio della tua missione in quel caso realizzi i tre aspetti come dicono i buddhisti del compagno anche in, uh, fisicamente mi spiego cioè quando nel primo video delle fiamme gemelle vi ho detto che, che si deve perdere completamente l'io, l'io significa il cumulo di credenze, cioè della mente razionale che ti separa amore. e proprio la fiamma gemella è proprio quando amore si ricongiunge a psiche, e quando la realtà fenomenica sparisce, la Maya sparisce, la, come direbbero i buddhisti si arriva al nirvana, il nirvana significa estinzione, significa morte. Estinzione della realtà fenomenica, cioè estinzione di tutto ciò che ha a che fare con la divisione, con la separazione. Questo momento storico nell'umanità in cui si ha questa predisposizione fiamminica ad accendere la propria fiamma interiore e poi a trovare anche il compagno di fiamma, sì, c'è questo, moment questo momento storico. Eh, però l'obiettivo non è questo in questo momento storico cioè non è l'obiettivo romantico della fiamma gemella parliamoci chiaro cioè l'obiettivo qua è andare incontro al tuo daimon, al tuo ideale perché sento tante tante ragazze eh, a volte da questa condizione di vittimismo romantico lo chiamerei di vittimismo romantico che perdono l'energia si focalizzano su qualcosa dove la loro mente razionale le fa frustrare e là mi infervoro perché dico cioè, il senso è qual è? Anche attraverso una persona, una fiamma gemella, un'anima gemella, tu puoi andare incontro al tuo ideale, ma tu non devi fissarti l'obiettivo sulla persona come soggetto, sul divino che attraverso quella persona ti fa manifestare i tuoi doni, i tuoi talenti innati. E questo è il senso. Perché, come vi ho spiegato in un altro video, quello del perché ti innamori, perché sei innamorato, perché ti innamori. Allora, quando noi eh, ci innamoriamo di qualcuno... È perché vediamo nell'altro qualità e talenti che abbiamo noi in ombra e che vorremmo sviluppare. È il divino che te le fa vedere quelle qualità affinché tu possa reintegrare quella proiezione. Possa svilupparle tu quelle qualità perché ce le hai innate, ce le hai dentro, ma non le vedi attraverso l'altra persona, tu le puoi sviluppare. Quindi l'obiettivo è sempre il tuo sposo celeste, l'obiettivo sei sempre tu, tu in qualità di divino. E quindi di conseguenza chi sta nella cosa: Oh, non troverò male, mi fiamo la gemella. La ok, stai nel mentale, stai vittima, stai vittima, esci, esci, sparisci, fuori, esci, 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 devi uscire da questa prigione. L'obiettivo, io credo che, siccome ogni idea dell'uomo sono dei, no? dovete sapere, le idee vengono dal greco eidola, che significa spiriti, dei numi. Uh, come diceva anche Platone le idee sono dei quindi tutte le idee dell'uomo sono dei a volte sono falsi dei altri sono uh, veri dei mm? a volte sono miti sociali altri sono altre volte sono dei naturali quindi come vi stavo dicendo prima l'idea cioè delle fiamme gemelle è nata proprio per una necessità del collettivo di avvicinarsi al proprio daimon Rincarare la dose verso il proprio diamond, verso la propria missione dell'anima. Perché tutto è sogno, tutto è narrazione. E la narrazione a cui stiamo assistendo adesso è proprio questa. Dove sta la parte in ombra? Eh, la parte in ombra è che la mente razionale non vedeva l'ora di avere un concetto così grosso per manipolarti. Manipolarti. Perché la mente razionale utilizza tutto ciò che sai per manipolarti. Va bene? Tutto, eh, perché quella non vede l'ora di renderti vittima di questo concetto. Perché siamo in un momento, vi ho detto prima, di accelerazione della coscienza, dove tutto è talmente veloce che eh, l'umanità si sta risvegliando e quindi di conseguenza la scimmia della mente razionale. Sa che tu ti stai risvegliando e quindi non vede l'ora che tu gli dai un nuovo concetto per distruggerti di nuovo, mi spiego? Eh, il, mm, il percorso fiamminico è qualcosa di meraviglioso, ma è il percorso di amore e psiche. Psiche deve ritrovare amore eliminando paure e attaccamenti e a seconda del percorso spirituale di ognuno può essere più o meno intenso. Quindi seguendo il filone buddista secondo cui l'anima gemella compete tre aspetti, il percorso spirituale gemello, il lavoro gemellare e una persona, allora la fiamma gemella possiamo annoverarla in tutti questi tre aspetti, ossia una persona che raggiunge il percorso spirituale gemello, il lavoro spirituale gemello e la persona gemellare. D'accordo? È il percorso di fiamma in sé, tanto decantato della separazione, del dolore, eccetera. È un percorso comune a tutti gli esseri umani che siamo separati da amore, come nel mito di amore e psiche. Quindi possiamo riassumere dicendo che tutti cerchiamo amore, l'amore perduto. E in questo viaggio sulla Terra... Dove vige l'oscurità della ragione, il velo di Maya, affronteremo prove karmiche che ci faranno testare la nostra forza, la nostra fede, affinché possiamo via via in ogni cosa che accade ritrovare un pezzo di quell'amore. Animate dalla fede di amore, che è dall'altra parte del velo che ci sostiene, tutti cerchiamo amore tale amore si trova in ogni cosa che viviamo. Siamo guidati dal nostro sposo celeste o sposa celeste che abbiamo tutti, che è il nostro daimon. Quindi adempiendo al nostro daimon, ossia accogliendo le emozioni che arrivano con una profonda fede e fiducia, quindi creando in unione con la fede, con l'amore e non con la mente, possiamo ritrovare amore. E ognuno di noi lo ritrova a gradi diversi a gradi di consapevolezza diversi, c'è chi ha più karma, c'è chi, chi ha meno karma, c'è chi ha dissolto più paure, maggiori attaccamenti, c'è chi ne, ne ha da dissolvere di più, è un viaggio, ma tutti siamo in viaggio verso l'amore perduto, nel ritrovare amore, che in verità non abbiamo mai perduto, perché è nell'invisibile, è dall'altra parte del velo. Nella prima esposizione sulle Fiamme Gemelle, vi ho raccontato che ci fu una scissione di un'anima in due corpi e il mito di amore psiche, che inizialmente erano uno, nell'inconsapevolezza di esserlo, e poi vengono divise in un estremo maschile e in un estremo femminile a livello energetico. È la separazione degli opposti. È la mente duale che divide. È la mente duale. Dovete tornare uno. Che cosa significa tornare uno? Ritornare ad amore, ossia ricongiungere gli opposti e tale ricongiunzione degli opposti avviene con le relazioni che avete, che sono maschere, cioè un'illusione del divino. La sola ed unica relazione possibile che possiate mai avere è quella tra umano e divino. In ogni tradizione esoterica ci sono figure che si associano all'archetipo di fiamma, come vi ho detto prima ma l'archetipo di fiamme è l'amore con il divino Shiva, Shakti, ehm, Gesù, Maddalena, Iside, Osiride cioè sono figure che si associano a questa unione quando si dice le fiamme sono poche e perché sono poche? se no saremmo tutti Buddha cioè nel senso eh, qui si tratta dell'estinzione del nirvana che significa estinzione della realtà fenomenica Estinzione di ogni realtà oggettiva, cioè la perdita dell'io. Se fossimo tutti fiamme, l'umanità sarebbe un'altra cosa. Quindi è il percorso di archetipo di fiamma, o chiamiamolo il percorso di amore, che è la stessa cosa di amore psiche, che ci conduce all'estinzione della realtà fenomenica, che significa morire e rinascere, morire all'ego, morire all'io, l'io, tu, tu, tu in qualità di soggetto devi morire. Il mago è colui che è morto e rinato, è morto. Alla vecchia realtà oggettiva che vede separate le cose, è rinato all'uno, rinato all'amore, rinato alla reintegrazione di tutte le proiezioni. Non c'è più dualità nel mago, non c'è più separazione. Morto è rinato. E come diceva anche il Maestro, Gesù dovete nascere due volte. La seconda volta divenite maghi, quando si abbatte la realtà fenomenica oggettiva, come vi ho spiegato prima, quando vi ho detto che la mente razionale rende tutto oggettivo, materiale, ok, quella cosa deve sparire. Deve sparire. Quindi la fiamma gemella possiamo annoverarla nella persona, nelle persone che Raggiungono il nirvana autonomamente, con la sparizione della realtà oggettiva, cioè con la dissoluzione della mente. E questa estinzione si può raggiungere sulla terra, si può raggiungere il nirvana sulla terra, perché nirvana significa morte, infatti, il mago è colui che è nato due volte. Muori, muore l'ego, muore, muori, sparisci. Anche con le pratiche che vi ho insegnato. Eh, quelle di, di dissoluzione dell'io e reintegrazione della bellezza, cioè della natura selvaggia, e rinascita. Rinascita dove la realtà fenomenica perde di significato. Un'altra cosa importantissima è che non esiste un destino migliore o peggiore, ma ognuno deve compiere il proprio destino perché è espressione del divino. E ognuno di voi ha un destino diverso, cioè ha un'integrazione di talenti, capacità diverse. Quindi se noi stiamo soggiogati da vittime, conservando il luogo comune, nel senso che dobbiamo trovare l'amore in qualità di una persona perché siamo vittime del sistema, di questo sistema di credenze corrotto, e invece la realizzazione della tua anima o diamond o missione è nel darti alla tua arte o a, al tuo lavoro gemello e tu non ne sei consapevole, perché sei vittima del fatto che devi trovare una persona, non l'hai trovata ancora, o le tue relazioni sono sbagliate, cioè, bisogna elevarsi da questi concetti, perché ti tolgono energia, ti tolgono forza, tu impieghi più forze, più energie a tenerti attaccato a uno stereotipo, a un concetto, che ti toglie energia per veramente andare incontro alla grande felicità che è quella del, di andare incontro al tuo ideale, che magari è la realizzazione di un lavoro gemello, di un percorso spirituale gemello, ma che può esserlo anche nella realizzazione d'amore con qualcuno. Mi spiego? L'importante è che vi staccate dalla mente, l'importante è che vi staccate dal luogo comune, che meditiate, che meditiate, che vi appellate al vostro sposo divino o alla vostra sposa celeste. Che vi manda i passi da seguire e non gli stereotipi da perseguire. Quindi, molti di voi che sono in condizioni di drammatiche, di vittimismo rispetto a questo, appellatevi al vostro sposo divino, al vostro sposo celeste, e vi indicherà la strada nel realizzare la, un lavoro gemellare, l'amore alla tua altezza con una persona. O il percorso spirituale, appellatevi a lui. L'importante è che non siete legate a uno stereotipo. Che vedo che molte, molte si perdono in questo nel, nel luogo comune. Nel luogo comune sono arrivata a 40 anni, sono arrivata a 50 anni e non ho un marito, non ho un compagno, oppure le mie reazioni sono sbagliate. È questo vittimismo costante, eh no, eh no. Questo vittimismo porta e, e la gabbia dell'io, la gabbia dell'ego ti toglie energia, ti toglie energia, cioè dovete essere selvaggi, dovete essere selvaggi, ribellarvi al sistema di credenze corrotto, io mi ribello, cioè senti rabbia, senti rabbia, sentila tutta questa rabbia, non la agire fuori ma respirala questa rabbia, io respiro la dea della rabbia, Ares il dio della guerra, della rabbia, respirala sì, tu sei un guerriero, tu sei il guerriero della luce che combatte contro queste credenze corrotte. Corrotte e vai incontro al tuo destino, inizia a parlare con gli dèi, distruggi questi miti sociali, questi falsi dèi, vi ricordate che nell nel nella Bibbia diceva anche, diceva anche questo, arriveranno falsi dèi, falsi profeti, bene i falsi profeti sono quelli che ci hanno propinato fino adesso, i falsi miti, i falsi profeti sono quelli del non sentire le emozioni. Stai lì nella gabbietta, prendi la pillolina, così tiepido. Ma noi abbiamo un fuoco inarrestabile dentro. Ma noi siamo natura, noi siamo le forze della natura. Noi siamo negli uragani, noi siamo nelle tempeste, noi siamo nella terra che brucia nella lava incandescente. Noi siamo questo. Ed è ora di manifestarlo, no? Eh. È questa la fiamma, ragazze mie. Quindi, come vi sentite adesso? Sentite qualche dea o qualche dio che vi è arrivato? Ho smosso qualche cosa di grosso? Sentite rabbia? Rabbia per aver creduto a, un a dei concetti, sentite frustrazione, sentite solitudine. Wow! Celebratela, celebratela, ballate, perché questo è l'inizio di tutto quello che la vostra mente razionale ha giudicato è impossibile. Uff, quindi ragazze mie, ragazzi, io ho fatto un corpus di cose che volevo dirvi. Stavo aspettando un po' per dirvelo, volevo mettere insieme un po' le idee, ma ho buttato tutto fuori e... Ho improvvisato, ho improvvisato, <ride> sulla base della mia esperienza, della mia conoscenza empirica e intuitiva. E sappiamo che la conoscenza è qualcosa di vivo che, si, che cresce, cresce, cresce sempre di più e chissà cosa ne verrà fuori ancora. <ride> Siamo in un cammino evolutivo di conoscenza, di consapevolezza tutti quanti. E la chiave è sempre vedere se ti funziona. Se ti funziona è quella giusta. E quindi fino adesso quello che vi ho detto funziona, mi funziona. La conoscenza è viva, la conoscenza si espande, non possiamo essere legati a dove stavamo qualche anno fa o qualche giorno fa. Siamo qua apposta. Stiamo qua apposta. Con la clava di luce, con la spada, con la bacchetta del mago, a immaginare il nostro essere glorioso. Il nostro vero amore e a darci completamente adesso. Quindi, ragazze mie, ragazzi, dopo questo booster di bomba, io vi abbraccio profondamente con tutta la passione che ho. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica.